Nella puntata precedente. Perché mi ha fatto riaffera? Alle 5? Mi hai detto non marito. Non mi poteva regare il resto. Fermo. C'ho il materasso che si è sgonfiato. Madonna che strada. Non guardate a destra, raga, perché mi sentite male. Porco. Un'aquila. No, non avevo Francesco, non ci credo. Bravo Francesco, per più a 80. Sei sveglia, sta cosa. Insomma, fra, ci abbandoni? No. So io che tomba. Ci rivediamo al tuo cuore. Che tiro non abbandoni la nave. No. Che abbiamo una nave, tra l'altro, da prendere domani. Nessuno sa ancora dove sia diretta. Però possiamo dire che dobbiamo prendere la nave domani. Certo, assolutamente. Tra l'altro, che culo. Guardate come sono coperte le moto. Ha detto proprio bene, no? Abbiamo la bestia, no? Poveri vicini. Buon viaggio. Ci vediamo con lui. Domani sera, pomeriggio. Pomeriggio, fammi sapere. Buon giro. Dai, aggiornami. Ciao, fra. Se n'è andato, ne ha perso un altro. Mannaggia. Non vi stupite se sono passato dal passo di montagna alla stanza, perché? Perché dopo quel passo e dopo la multa di Francesco, che tra l'altro mi ha raccontato che gli hanno contestato un sorpasso con striscia continua, anche se non è andato oltre la riga, praticamente gli hanno levato 380 euro, quindi non giocate quando state in Svizzera, assolutamente. E siamo arrivati a vedere il Grimsel Pass, che è un passo che porta poi a un lago bellissimo. Siamo riscesi, abbiamo fatto il passo del Gran San Bernardo, una cosa del genere. L'unico problema è che il lago Pro c'ha la memoria piena. Non vi siete persi niente a prescindere, perché era tutto pioggia, nebbia, freddo, cioè il devasto. L'unico problema qual è stato? Che essendo partito in condizioni non ottime, come avete visto, quando siamo andati a fare la spesa per cenare ero morto. Infatti mi sono guardato a Francesco e gli ho detto: fra, io so cotto, non ce la faccio a campeggiare stasera, se tu vuoi vai, altrimenti io prendo una stanza per tutti e due e dormiamo. Così abbiamo fatto, infatti questo è il motivo per il quale siamo qui. L'unico problema è che oggi, che è il terzo giorno di viaggio, l'unico problema, l'ho abbandonato. Lui ha proseguito, si è andato a fare altri passi nelle Alpi francesi, avvicinandosi a Tolone, il punto dove prenderemo il traghetto. Prenderemo, perché sì, oggi me la sono presa di riposo. Sto caricando tutte quante le batterie, sto spostando i file sul computer, sull'hard disk e tutto il resto. Mi sto riorganizzando, mi sto ricaricando. Perdonatemi se vi ho fatto perdere dei passi che ho perso anche io, purtroppo. Però domani mi sveglio e mi rimetto direttamente in marcia per andare verso la costa. Me sono preso delle dachipirine, me ne prenderò un'altra oggi pomeriggio. Dormirò un'altra volta per recuperare un po' di energie, mi faccio un po' di editing. Stasera voglio dormire bene e domani mattina si parte. Andiamo. Eccoci qua, ci siamo. Pronti a ripartire? La signora qui è stata estremamente gentile, mi ha offerto anche la colazione, veramente carina. Adesso ci abbiamo solo una tacca. Perfetto, 6 ore e 37. Questo era il nostro parcheggio al coperto. Che bello. Siamo ufficialmente di nuovo in gara. Quanto ho recuperato, ragazzi miei. Quanto ho recuperato. Sono rinato pure a livello di voce e tutto quanto. Mamma mia, che spettacolo. Tra l'altro stamattina ho sentito Francesco, mi ha detto: ha fatto un freddo bestiale lì dove ha dormito lui, perché ha dormito molto in quota, in tenda. E quindi se fossi andato lì pure io mi avrebbe messo ancora più KO. Come ho detto ieri, per me che bello. Guardate questa nuvola qua sospesa qua in mezzo, le vette bianche. Oddio, inizia molto bene. Oh, mortacci. Come vi ho detto ieri, per me, poco fa per voi, stavo veramente a pezzi. Quindi è stata la scelta migliore. E l'abbiamo detto insieme io e Francesco. Eccolo, mi ha appena mandato un messaggio, però non lo posso vedere, fra. Mi dispiace. Oggi si prospetta una giornata estremamente tranquilla, perché parto da qui, andrò direttamente a Tolone, mi farò tutta l'autostrada, altrimenti ci metterei troppo. Abbiamo il traghetto alle 7, però il check-in inizia, apre alle 5. E niente, prima missione della giornata. Benzinaio. Mi devo chiudere il casco, sennò mi inizia la lacrima agli occhi. Ah, dice che la macina ha qualche difetto, no? Qualche... Musappanna. Niente, riapri. Eccoci qua. Facciamo un bel pianotto. Orco due. Non così. Solo io riesco a fare sta roba. Molto, molto bene. Molto, molto bene. Si riparte subito, boom. A manetta. Se riesco a mettere la chiave. Ah. Man... Raga, ce la puoi fare, è una moto. Soprattutto è la tua moto. Che carini sti posti, il sole, la montagna. Cioè guardate che forma la montagna soprattutto. Sto campanile così, che bello girare ragazzi. Mi direte sì, ci vanno i soldi, infatti sono finiti. Questo è l'ultimo giretto per quest'anno. Attenzione, chissà che me devo inventammo. È stato bello fare questi giri diversi dai vlog domenicali. Però mi sa che tocca tornare a quelli. Direzione Francia. Non vedo l'ora di arrivare là e ripartiamo insieme. Riprendiamo sto giro. Andando in direzione Genova è tutto molto coperto. Cioè nebbioso, non mi sembra pioggia. Mi sembra nebbia molto molto fitta. Però, dato che siamo molto in anticipo sulla tabella di marcia, mi dice che arriviamo per le 14.46, quasi quasi farei una piccola deviazione per Monaco. Dato che non ci sono stato, non vedo il mare da un bel pochetto, salto quasi quasi, ce lo farei. Scusi, una domanda, mi hanno dato uno scontrino di 15 euro, mi hanno detto che si può ritirare un punto blu. Io lascio anche qua
Non so dove sia, non lo so più bene. Ok, o comunque mi hanno detto pure un casello, ma non so. Riscattare uno scontrino di credito. Come si può i voi? Grazie. Devi andare su una pista dove c'è l'omino. Tipo quella là. Arca miseria. Torno indietro? Solo che adesso com'è? L'ho già preso. Ma anche fermi un attimo lì, poi vai da Roberto. Mi fermo un attimo lì? Si può? Sì, dicevi anche. Ok. Buongiorno, da dove arriva? Tronco a 5, Guincinetto Aosta. Ok. C'è un credito qua di 15 euro. Autostrade per l'Italia, non lo posso prendere. Basta buona in poi, perché non è la stessa società. Ok, grazie. Ciao. A posto, che culo. Allora. Sateremo il credito. Comunque siamo in Francia. Si esce a Monaco. Che bello, almeno il tempo è pure meglio rispetto a prima. Allora, la cosa che più mi incuriosisce è qui sono i bolidi. Chissà se vediamo qualche macchinone. Alto polizia. Ma che carino qua. Can I stop to take a picture? Thank you. Foto fatta. Molto figo. Non sapevo ci fossero grattacieli del genere a Monaco. Cioè sotto ci stanno 2-3-4 edifici che sono proprio grossi. Beh, la città è veramente figa. Io voglio vedere le macchine, però noi gli edifici. Comunque si vede proprio che è una di quelle classiche città o località dove il materialismo viene prima di tutto. Però è anche grazie a questo che io potrò vedere qualche macchinina carina. Fino a mo' non ho visto niente. Per Maybach. Porco due. Ho parlato. Che belle le macchinine. Dai, alla quinta me ne vado. Alla quinta macchina bella me ne vado. Raga, guardate pure sto BMW che non so che elicottero è. Bene, è bastata sta vietta per arrivare a 5. Porca miseria. Ma che roba è? Le macchinine che mi piacciono le ho viste, probabilmente ne vedrò altre. Ma è arrivato il momento di tirare dritto verso Tolone. Anche se io mi devo mangiare qualcosa, c'ho una fame della madonna. Vado a fare un giretto giù e poi continuo. Oddio, che roba è? Che Aston Martin è questa? Che roba ambigua. Una Rimac. Non ho mai visto una Rimac, raga. Mi sento male. Quella macchina c'ha tipo 1000 o 2000 cavalli. Non mi ricordo esattamente. Sono soddisfatto io, avendo una malattia per le macchine. Non sono un esperto, però mi piacciono da morire. Tutti i modelli, non conosco la meccanica anche lì, però mi piacciono da quando sono bambino. E vedere una Rimac dal vivo, vedevo di fa un certo effetto. Andiamosene a Tolone, va. Ti pareva che io non piavo un po' di acqua? Certo. Certo, però ci siamo quasi, mancano solo 52 km. È stato impegnativo oggi, ho fatti tanti. Tutti autostrada poi, due palle. Ci dovremmo quasi essere 8 km e 7. Dei quasi 600 km, 200 sono stati con la nebbia, proprio la foschia quella ignorante. 50 degli ultimi 200 a intermittenza, ma gli ultimi 150, proprio gli ultimissimi, sono stati tutti così. Mamma mia che schifo. Siamo ufficialmente arrivati a Tolone e qui da qualche parte si dovrebbe nascondere Francesco. Che bello. Non ci vediamo tipo da 24 ore, è una cosa del genere, però dovrebbe stare qui da queste parti. Quindi se vediamo una biondona con un muccone arancione è proprio lui. Mamma mia, fa male il culo. Ti devo dire. Che ortopedia qua. Oh, non è per niente però. Due su due. Oh, eccolo. Ha dato la sgasatina e l'ho sentito. Ma che te senti? Mortacci. Io pensavo di andare a sfondare un bel McDonald's. Però iniziano a imbarcare alle 5. Iniziano ad imbarcare alle 5? È impossibile. Dici che gliela faccio? Non mangi. No, non hai capito. Tu iniziano a imbarcare. Ma già qua non ce la fai. Perché una volta che imbarcano il tuo mezzo, tu sali sulla nave un po' più scemo. Certo. Ma te hai preso pure la colazione, tutto? Io ho un pane al cioccolato e due sfilatini. Fammi una cosa, andiamo a imbarcare. Sì, 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 non ti preoccupare. Sono contento che li stiamo insieme. Io sono provato. E buon po'. Il buon po' di water. Can I do it? Can I do it? Okay, thank you. No, but the water won't stay. È la prima volta del Fazer su un traghetto. Pure per il KTM, che bello. Sono fratellini di traghetto. No, sappiamo andare qui. Vediamo se si girano. No, vai, vai. No. O faccio uno forte. Un po' di... sta meglio. Ma a me piace. Che bello quando è scivoloso. È il mio pezzo preferito. Mi ha fatto mettere vicinissimo. C'è un problema. Questo è legato sul fulcro. Se la ruota fa questo, la cinta perde tutto il tempo. Ci hanno legato le moto con questi qui. Però sono molto molto lente, diciamo. Eppure che sembrano tirate, comunque
una semplice torsione o una alla ruota posteriore partirebbero. Oh, speriamo bene, il ragazzo ci ha detto no, va tutto bene. Questo servirà anche a documentare tutto ciò. Comunque poi prendiamo borsone da mangiare, borsellino da... e ci stiamo. Sei pronto? Sì, spero bene. È molto perplesso. 5.725. Destro. Francesco mi sta portando il borsone. Perché io devo registrare. Perché io devo registrare. De là. 5742 è maggiore di 5725. Vero o falso? È 1-0. Risposta C, tutte le precedenti sono esatte. Ci siamo. Eccoci. Adesso parliamo la stessa lingua. Va bene, avete sentito tutto, no? Oddio, ma che figo! Bellissimo! Allora, tra quale 7? Ok, allora. Okay. Oh, che figata! È felice di stare in camera con me. Again. Di nuovo. Comunque, comodissimi letti. Quindi stasera tocca solo rimediare due pezzi di ciccia. Come? Pezzi di ciccia femminina. Sì. Femminina. Io sono crepato altro che pezzi di ciccia femminina. Io sono addormentato da 10 minuti, raga. Io direi una cosa. L'imbarcata l'avete fatta te, ma la sono fatta io. Ah sì, l'acqua. Diciamo salutarli, ragazzi. Sì, a un certo punto, poverini, lasciamo in pace, no? Anche perché è il quarto giorno che si godono. Noi ci sistemiamo in stanza. Niente, noi ci vediamo domenica prossima con il nuovo video perché arriviamo in...